Ciao! Allora, ho deciso di farvi dei video attraverso Snapchat, nel senso che registrerò dei brevi video con Snapchat e li pubblicherò poi tutti insieme su YouTube. Purtroppo non ho tanto tempo per registrare dei video per YouTube e quindi così facendo credo che la cosa sia un po' più velocizzata. Ho appena fatto la doccia e volevo mostrarvi un prodottino molto molto buono e profumato. Il prodotto è questo, è una gelatina da doccia di Lush, non l'avevo mai provata prima, è meravigliosa. Questa che ho io si chiama Wash, ha una consistenza veramente veramente gelatinosa, Succede agli agrumi ed ha come ingredienti principali il limone, il lime e il pompelmo. No, vi prego, dovete provarla, non vi stancherete mai di fare la doccia perché è antistress, ve lo giuro, lascia una profumazione in bagno pazzesca. E sul corpo la profumazione non persiste tantissimo, però si sente. Quello che mi ha affascinato di più comunque è la consistenza veramente gelatinosa e antistress, non lo mollerei più. Buongiorno, è lunedì mattina, c'è un tempo fantastico. Ora della cena, questa sera si mangerà frittata con peperoni e prosciutto cotto e poi ho fatto una minestra di lenticchie e pomodori. Non è tipicamente estiva come cena, ma mi piace un sacco. Non mi resta che preparare la tavola e mangiare. Aspetto il mio ragazzo che si sta facendo la doccia ed è tutto pronto. E questa sera per cena abbiamo anche un bel dolcino preparato da mia cognata. Buongiorno, stamattina mi sono svegliata presto per prepararmi qualcosa da portare al lavoro da mangiare, visto che mi fermerò lì per pranzo. Allora, in questo barattolino qui mi sono portata delle pesche e dei lamponi. La Certo, prima certo. volta che le compro, però in realtà le ho assaggiate ieri sera e sono molto buone, devo dire molto dolci. E poi in questo contenitore mi porto degli avanzi di pizza di ieri sera, semplicemente. E per finire, per metà mattina, ecco qui, ho messo dello yogurt greco in questo barattolino di vetro con dei lamponi e dei semi di chia. Ho aggiunto un po' di succo d'acero per sciroppo d'acero per dolcificare lo yogurt greco e adesso faccio colazione con un po' di tè. Giorni lavorativi per me perché dalla prossima settimana sarò in ferie e non vedo l'ora. Così, finalmente è stato oggi l'ultimo giorno di lavoro prima delle ferie e non vedo l'ora di andare a casa a farmi una doccia e domani ultimi preparativi perché poi si parte, si va a trovare i parenti in Puglia e in Campania perché io e il mio ragazzo abbiamo origini del sud e quindi domani ci sarà un bel da fare perché poi domenica si parte. Buongiorno, allora l'obiettivo della giornata oggi è smaltire tutto quello che c'è in frigo perché per 15 giorni non ci saremo. Oddio, allucinante sto filtro, che schifo! Torniamo a noi, molto meglio questo filtro, direi di prima mattina. E allora in frigo avevo una melanzana, dei pomodori, del prosciutto cotto, una mozzarella per pizza avanzata e quindi ho deciso di fare una cosa molto buona. Ho preso del pangrattato a cui ho aggiunto delle spezie miste,
Poi ho preparato una, diciamo, pastella di latte e un goccino d'olio e ho impanato delle melanzane. Tra una melanzana e l'altra ho farcito con del prosciutto cotto, appunto, che avevo in casa e le ho fritte tipo dei paninetti. Davvero, davvero buone. Buongiorno. Siamo partiti, evviva! Siamo in direzione sud. Sono le 7:30. A dopo. Siamo in autogrill, siamo quasi arrivati a destinazione, c'è una bella arietta rinfrescante e il sole è bellissimo. Allora, siamo quasi arrivati a destinazione e come ultima sosta ci fermeremo in un caseificio in provincia di Caserta. Tempo un po' bruttino. Questo è il caseificio, si chiama La Pagliara. Allora, con questo filtro di Snapchat bellissimo, voglio concludere il video della settimana. Vi saluto tutti. Spero che vi sia piaciuto un video del genere, fatto a spezzoni, cogliendo i punti più salienti. E niente, ora anche io mi godo le meritate ferie. Ciao, alla prossima!